È stato il vescovo Guido Gallese, nella chiesa di Santa Maria di Castello, a celebrare solennemente oggi l'854esimo compleanno della città di Alessandria, che attraverso una fitta carrellata di iniziative rende omaggio alle proprie radici e tradizioni e rifletterà nel corso della giornata sul presente e sul futuro del capoluogo di provincia. Ufficialmente Alessandria è stata fondata il 3 maggio 1168 con l'unione dei tre insediamenti di Gamondio, Marengo e Bergoglio. In realtà in quel momento Alessandria aveva già raggiunto una configurazione topografica, urbanistica e amministrativa definita. Il suo nome, confermato in seguito, sarà assunto in onore di Papa Alessandro III, ampio sostenitore delle azioni della Lega Lombarda contro il Sacro Romano Impero e che aveva scomunicato Federico Barbarossa. Stamane, dopo la messa, le autorità cittadine si sono spostate nella sala del Broletto, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dove si è svolta l'assemblea dei consiglieri comunali, cui seguirà la consegna dei Gagliaudo d'oro a 5 concittadini per meriti acquisiti nelle loro attività. Si tratta di Don Ivo Piccinini, Valentina Sumini, Bruna Trisoglio Bagliano, Luca Di Masi, Franco Gallia. Subito dopo la concessione, sotto forma di attestato di benemerenza, della civica benemerenza a Giulio Legnaro, Antonio Marozzo, Roberto Piccinini, Olga Piccolo, Oria Trifoglio. Dopo l'850esimo anniversario, la coscienza identitaria di Alessandria, è stato detto, si è rafforzata nonostante la pandemia e si lavora per rilanciare la bellezza e la qualità di questa città. Nel pomeriggio, nell'ambito delle celebrazioni, è poi in programma un incontro pubblico con gli ospiti componenti la delegazione della città rumena di Alba Iulia, gemellata con la città di Alessandria. L'appuntamento, presso la colonna che rende omaggio all'amicizia tra Alessandria e Alba Iulia, nell'omonimo piazzale.